Mister Pier Giorgio Giorno chiede: manca solo un gradino a una scalata epica. Quali sono le sensazioni dopo la quarta e strepitosa vittoria consecutiva in campionato? Ah, le sensazioni sono quelle di dover. Hai ancora, tu quando sei arrivato agli ultimi gradini pensi che sei arrivato, forse l'ultimo gradino è quello più difficile, quindi la sensazione è quella di dover scalare ancora dopo aver stai davvero dando tutto, stanno dando i ragazzi tutto per tutto anche a livello mentale, quindi l'ultimo gradino è sempre quello più pesante e più faticoso, quindi dobbiamo mettere già la testa a venerdì sera. E dello stesso avviso anche vi sono sposato, che fa i complimenti per questa gara sontuosa che ripaga tutti noi e anche voi per le amarezze ingoiate in questa stagione, però ricorda che ancora c'è da lavorare. Sì, sono d'accordo, c'è da lavorare da dare un ulteriore aiuto a questo gruppo, perché la forza è la loro testa, la loro unione, e quindi noi io insieme al mio staff, insieme al direttore, allo staff dirigenziale, dobbiamo stare vicino a questi ragazzi perché stanno facendo davvero qualcosa di grande. Quindi ecco, adesso è proprio il momento di stringerci ancora di più intorno a loro. Franco Segreto fa un'osservazione tattica: visto la squadra corta e compatta, con delle ripartenze micidiali, le due catene, sia di destra che di sinistra, hanno messo in difficoltà la difesa empolese, con sovrapposizione da manuale. È lì che tatticamente si è vinta la partita? Sì, lavoriamo sulla contrapposizione tattica, sì, in fase difensiva, ma nella contrapposizione ovviamente devi capire cosa nella costruzione avversaria, cosa ti lascia libero l'avversario e come sfruttare al meglio quelle situazioni. Come noi, al contrario, quando costruiamo il gioco sappiamo che comunque quando costruisci rischi di aprirti un po', quindi lo devi fare con equilibrio, con i tempi giusti. Ecco, quello forse che i ragazzi stanno lavorando molto sui tempi da... perché per me è fondamentale, oltre alle giocate, oltre alle catene, sono i tempi in cui tu accompagni l'azione, quindi fai in modo di essere efficace nell'accompagnare, ma anche allo stesso tempo efficace nel ripiegare in un eventuale palla persa. Fabio Mannato invece ne fa due di osservazioni tattiche. Una è quella di Sciodone e Bruccini a fare schermo, e la seconda è quella della capacità di Rivier di dominare l'attacco insieme alla qualità degli esterni. Quale scegli tra queste chiavi tattiche? Ma io, quando ho iniziato con questo gruppo, ma io c'ero all'inizio dell'anno, questa è una squadra forte, una squadra che ha qualità, e io se ho dei ragazzi di qualità, dei ragazzi forti, è normale che devo chiedere a loro, insomma, devo giocare per le loro forze, quindi devo sfruttare, io ho fiducia nelle loro qualità, perché ho detto la settimana scorsa, alleno giocatori importanti, giocatori che tante volte in campo insegnano loro durante settimane a me. Quindi per me è una fortuna, insomma. Pippo Gatto fa i complimenti per un primo tempo pressoché perfetto contro il possesso palla dei padroni di casa, un Cosenza cinico che mette dentro tre delle senti ed occasioni capitate e prende l'Empoli in velocità. Lo stesso accade nella ripresa, complimenti davvero mister, ora serve la ciliegina sulla torta e i campani giocheranno sicuramente col coltello fra i denti. Sì, vabbè, ma noi il coltello fra i denti ce l'abbiamo dall'inizio, quindi dobbiamo tenere la testa già alla partita di venerdì, quindi vedremo poi chi la spunterà alla fine. Francesco La Luna chiede le condizioni di Capela come sono. E vanno valutate con lo staff medico, quindi vedremo, adesso non lo so dire, mi diranno meglio i dottori soprattutto domani quando torniamo a Cosenza, faranno le valutazioni. Alessandro Storino, più che tatticamente, chiede quale corde ha toccato a livello psicologico per preparare una partita del genere. Sto parlando pochissimo con i ragazzi perché c'è da parlare poco, in testa hanno davvero tante motivazioni, io adesso come adesso non devo aggiungere altro, io lavoriamo con loro durante la settimana, spieghiamo un po' gli avversari, vediamo ciò che dobbiamo fare noi, si viene al campo a lavorare, insomma, quindi è quello. Mi voglio rimarcare un qualcosa che per me è fondamentale. Io faccio una sola fatica, una difficoltà a tenere fuori chi non gioca, perché credetemi, si allenano, lo vedete da quando entrano, 10, un minuto, si riscaldano tutti con una voglia di entrare, quindi questa è forse l'unica difficoltà del momento mia, e la dico davvero con sincerità. Francesco Oliverio fa i complimenti anche lui per la prestazione e annuncia anche lui una grande battaglia che ci aspetta venerdì. Speriamo non con qualche problema di infortunio. Sì, ma poi è normale che io guardo se ci sono i problemi, ho una rosa di 26 giocatori, non,
non me ne faccio problemi, mi dispiace se c'è un infortunio per chi ha l'infortunio, però io poi ho altri giocatori pronti, quindi non possiamo pensare ad altro. Fabio Di Ippolito infine non vuole dilungarsi in analisi tattiche o tecniche, ma fa i complimenti per questa cavalcata e chiede di esprimere un pensiero verso il popolo rosso-blu che sta seguendo davvero con grande partecipazione anche se lontano dagli stadi. Io l'ho detto la settimana scorsa, mi hanno chiesto della calcio vero. Il calcio vero mancano solo i tifosi nel calcio, a noi mancano tanto i nostri tifosi, in questo momento lo diciamo ogni volta, la mano che loro potrebbero darci in ogni caso. Immaginate, oggi ce n'erano almeno 2000 nel museo. Quindi poi sapete cosa ho dentro io per questi colori, per la nostra gente. Sono davvero la cosa più bella è che i nostri tifosi sono orgogliosi dei calciatori che indossano questa maglia, perché quella è la cosa più importante. Questi calciatori sono davvero sono dei lupi veri, quindi a me quello fa piacere, insomma. Grazie mister. Grazie a voi, forza lupi.